Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi è il 7 d'agosto, sono qui fermo Natogrillo perché in mattinata, cioè domani, sempre il 7 chiaramente d'agosto, vado a fare la tessera gold dell'ACI. Perlomeno ho trasporti limitati, non perché l'Imer va male, è tutto l'opposto, però per precauzione, dato che ho tutti, cioè ho trasporti, cioè soccorsi illimitati, chilometri illimitati, posso, che ne so, se mi si ferma il camper, facciamo le corna, fammi toccare anche le palle, chiamo i carattrezzi, non spendo nulla, mi si ferma la macchina, chiamo i carattrezzi, non spendo nulla, sono con la macchina di un amico, si picchia, se non un problema, si ferma la macchina, non pago nulla, con qualsiasi macchina, con qualsiasi targa, di qualsiasi persona. Quindi domani vado a fare la tessera gold proprio per questo motivo. Infatti sono all'autostrada, poi domani torno in mare. E ora niente, sto facendo questo video per vedere come, spero sia venuta bene, l'applicazione della scritta del canale sul paraurti. Infatti eccolo qua, si vede che l'ho intanto posizionato, spero il più precisamente possibile, dato che Angelo me l'ha fatti, l'ho preso circa una settimana fa, poi col caldo della Madonna di questi giorni dove non mi ci metto neanche a attaccarli, se no mi ci sciolgo io. Poi ho detto a tenere dentro l'armadio col caldo, bene non gli fa agli adesivi, sicché ho detto bah, tanto stasera vado, torno un attimo giù, mi fermo in autogrillo, ora passo al camion, mi fermo in autogrillo, attacco gli adesivi, spero vengano bene e poi riparto. Ora io, ripeto, sono le 2 di notte, sì, sono dietro, sono sotto un lampione, spero di averle attaccate bene, cioè precise, che non siano torte, se poi sono un po' torte, e pace, stanno così. Allora, ho appena tolto il nastro di carta che ho usato per prendere la misura precisa per tagliarlo in cima, per farlo pari, vabbè, comunque lo so io, mi sono capito da solo. Vado a togliere soltanto questa piccola parte più avanzata che l'ho preso per prendere la misura precisa per tagliarlo proprio a filo dei caratteri, cioè delle lettere, quelle più alte, per esempio, ma queste qua, queste qui, no, questa qua, il gambino per farlo combaciare preciso a questa lungarina di gomma qui del paraurti. Che ho usato il nastro di carta come faccio di solito per attaccare questi. E ora nulla, si starà a vedere come vengo, come sarà stato applicato. Spero bene, ora guardo. Allora, è il momento della verità. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Me lo metta a fuoco, accidenta, sto schifo di cellulare maledetto. Per ora mi sembra tutto in ordine. Per ora mi sembra, almeno qui, la parte sinistra, tutto a posto. Ora aspetta a questa parte qua. Stessa cosa per la scritta YouTube, prima va pigiato un pochino per farla aderire meglio, tante volte fosse in defunto, ci fosse qualche piccola bollicina d'aria o qualcosa del genere che magari togliendolo me lo farebbe venire via, cioè mi farebbe venire via anche la scritta sotto che invece ci deve rimanere, quindi magari pigiandolo un po' si aiuta, se tante volte ci fosse un'imperfezione nell'applicazione iniziale, a questa maniera si riesce a fare questo, cioè a farcelo stare perfettamente. Ah, via, per ora sta venendo, l'ho attaccato bene, pensavo peggio.
stessa cosa, già l'ho strofinato un pochino, l'ho pressato un po', diciamo così. Sì, sta avvenendo molto bene. Ora, questa parte qui gialla, Freedom On, sull'argento del paraurti non so quanto si riesca a vedere. Ora magari questo mi è passato di dirglielo ad Angelo, cioè mi è passato di dirgli di non farmela proprio gialla gialla, ma farlo un po' più giallo ocra, un po' più scuro. Però vabbè, ormai è stato fatto così, starò a vedere come viene. Se si legge bene ci rimane com'è, così com'è. Se invece dovesse essere troppo chiara come tonalità e col paraurti argento sottostante, faccio fare soltanto la scritta nuova, cioè Freedom On, non tutta, non mi ci rimetto a farla tutta. Se dovesse essere troppo chiara, la parte gialla che comprende, ripeto, le parole Freedom On, le farò fare un po' più scure, un po' più sul giallo ocra, sul giallo scuro. Però intanto guardo come si legge. Una volta che ho staccato, che ora infatti vado a staccare la pellicola di sopra. Cosa importante quando si attacca questi adesivi è che al momento dell'applicazione, cioè nella prima fase, quando si attacca qua, che non ci siano né bolle d'aria né grinze, se no una volta staccato la parte sopra di carta, le lettere sotto, gli adesivi sotto, ci rimane la grinza e non è bello. A parte questa piccola parentesi, andiamo a levare questo affare qui. Magari lo pigio un altro pochino, è meglio. No, invece mi sembra che questo giallo sull'argento del paraurti si vede abbastanza, insomma, molto bene. Non mi sembra ci siano grosse differenze di tonalità fra l'argento dell'alluminio del paraurti e questa scritta, questa piccola parte gialla qua. No, pensavo fosse più chiaro, invece via, no, meglio così, perfetto. Bravissimo, bravo Angelo. A parte, vabbè, gli ho detto di farla così, quindi. E adesso l'ultima parte rossa. Voilà. Non è venuta male, pensavo molto peggio. Magari la parte verde, ora ci faccio caso, si vede un po' meno. Vabbè, comunque ora qua aspetterò a vedere come si vede di giorno, più che altro, perché ora sai, di notte viene altro grillo con queste luci arancioni, giallognole, insomma, magari cambia anche un po' l'effetto visivo. Comunque non ho attaccato benissimo, pensavo molto peggio, invece è 40 minuti, sarà anche un'oretta, sono a fare sta cosa, perché ho dovuto prima tagliare le misure per Benino, poi tagliarlo, poi mettere il nastro sopra per tagliare preciso preciso ai bordo delle lettere, quelle in cima, quindi poi piglia le misure qui, attaccalo, staccalo, ritaglia, insomma è un'oretta, sono fermo qua. Comunque è venuto bene, sinceramente pensavo peggio. E invece è venuto molto bene. Vabbè, meglio così. Non sapevo dove attaccarlo perché la carrozzeria è tutta a pallini, è tutta a pippoli, la scocca, tranne la parte sopra, poi è tutta a pallini. E adesso dove l'attacco, ho detto aspetta un po', c'è il paraurti liscio. Ma mi ci sta bene. Che colorato. I colori della bandiera di Bob Marley sono puramente casuali, pensate male. E niente, anche questa è fatta. Per ora è tutto. E se vi sono piaciuti i miei video, mi dico sempre mettete il like, iscrivetevi al canale, tutte le iscrizioni nuove ben accette. Domande o consigli scrivetele nei commenti, presi di giro scrivetele nei commenti. E
Niente, per ora è tutto, vi saluto. Io riparto, c'ho da fare ancora, occhio e croce, un'ottantina, 90 km, quindi bene, riparta. Niente, ci si vede ai prossimi video. Ciao, buonanotte a tutti.